Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Minecraft e ragazzi, avete presente quel portale del Nether che abbiamo fatto tipo lì? Aspettate ragazzi che a volte mi si bugga l'optifine. Ok, mo non si vede, però abbiamo fatto il portale del Nether tipo lì. Vorrei incominciarci a costruire una mini base per poi trovare la fortezza del Nether, ok? Perciò l'episodio 10 e l'episodio 11 saranno un po' basati sul Nether. Devo ancora vedere perché va a finire che vado nel Nether, mi ammazzano. E ragazzi, ciao, nell'episodio 51 andremo nel Nether. No, comunque a parte gli scherzi, dovrebbe aver cucinato la carne e io direi di andare. Però pure le torce ci devo prendere. Cavolo, il carbone. Non abbiamo il carbone, raga. Potrebbe essere un gran problema questo. Il carbone ci serve. Il carbone è importantissimo. Voglio un po' di stricche. Io direi di andare a prendere il carbone e ci vediamo dopo. Ok, raga. Io direi di andare. C'ho solo 3 bistecche, purtroppo. Perché, raga, non mi sembra il caso di andare ad ammazzare animali. Perlomeno per adesso. Perciò ci vediamo una volta arrivati lì. Ok, raga, io direi di entrare. Mi cago un po' in mano. Allora, io entro così. Io entro shiftato. Perché, raga, dopo quello che è successo nell'ultimo episodio. Questo è il Nether. Figo con la nuova texture. Io direi di fare subito una bella base. Cioè di... Raga, perché prima che arrivano i ghast. Perché raga, io la cosa che ho più paura di Minecraft, o soprattutto nel Nether, sono i ghast. Ragazzi, io mi cago in mano quando vedo uno di quelli. Davvero mi cago in mano. Tanto che raga, io chiudo il gioco. Tipo, a volte quando vedo un ghast penso che sia una mia fobia. Però quando vedi ghast, raga, mi viene da chiudere il gameplay. Tipo, non riesco a fare niente. Mi blocco nel gioco e raga, non mi riesco a muovere. Il mio input del cervello non riesce a fare più niente. Allora io direi di tappezzare qua che abbiamo pochi blocchi. Ok, tappezziamo sta zona un po' così. Pure sta zona, vabbè, questo qua è bedrock. Voglio dire di tappezzare pure qua soprattutto, raga. Facciamo tipo una roba del genere. E tappezziamo di così. Mettiamo una roba del genere. Possono venire dall'altra. Aspetta, però mettiamo delle torce. Che si vede ben poco. Mettiamo di così. E qua, vabbè, lo lasciamo un po' libero. Poi ragazzi, la vera base del Nether ce la facciamo un altro giorno. Io direi di andare in esplorazione. Non so se fare la base o l'esplorazione prima. Perché per fare... Andiamo in esplorazione. Salviamoci le coordinate. Perché sta calando la lava? In questo momento... Non poteva cadere dopo. Vabbè. Io direi di salvarci le coordinate. L'unico problema è che non abbiamo la mappa. Anzi, potrebbe essere un problema questo. Ok, raga. Sono andato nell'overworld. E ho preso... della cobblestone, della carne in più. E poi la mappa per le coordinate. E basta. Prendiamoci le coordinate, ragazzi. Facciamoci un bello screenshot. Però adesso io non so una cosa. Aspettate un attimo. Ah, ok. Se mi prendeva le coordinate dell'overworld oppure. No, ok. La mappa sembra funzionare. Ci siamo presi le coordinate. Quello è un pigman, ragazzi. Allora, io direi di cominciare a farci la prima base. Come prima base, io direi... Aspetta, c'è gli blocchi, non c'è gli blocchi. Perfetto. Perciò, ragazzi, base nel prossimo episodio. Adesso direi di andare in esplorazione. La base nel prossimo episodio perché non ho i blocchi della Nether. Non è da fuoco. Oh, ma... Però, raga, non si vede niente in questo mondo. Se io butto la torcia, no. Perché c'ho l'optifine rotta. Vedete, non si può avere l'optifine. Però, allora, andiamo di qua. Io mi sto cagando.
Per un attimo. Ragazzi, ho sentito uno che ha fatto tipo il segnale di quello che fa il pigman. Come fa il pigman? Ok, fa così. Così non so farlo, ok? Però ha fatto quello che ha fatto il pigman e avevo pensato che era un ghast. Raga, mi sono cacato in mano. Questa musichetta del Nether fa un po' paura. Io ogni volta che gioco su Mine, il Nether è un posto bellissimo. E non è proprio un posto bellissimo, però è ricco di risorse, tipo i diamanti. Ma comunque no. A parte gli scherzi, non ci posso credere, ragazzi. Ragazzi, non ci posso credere. Che botta di culo. Abbiamo trovato subito, ma subito, easy peasy. Ragazzi, la fortezza del Nether, sto volando. Sto volando, raga. Ecco qua. Oh, cacchio. Builda, 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 ci sta di ghast. Questi qua spaccano, raga. Spaccano proprio. Salviamoci le coordinate della fortezza. Ok, raga, mi sono fatto lo screenshot. Veloce. Adesso io direi di chiudere tutto un po' qua. Che questi qua spam. E comunque è il mio mob preferito, il ghast. Non il ghast, il che cacchio di play. Quindi è 0.0. Io però direi. Ma qua c'è un passaggio. Ma io da quello che so ci stanno gli scheletri del Wither. Non è possibile, ragazzi, ci stanno i Blaze. Siamo circondati. Ce l'abbiamo l'arco. Comunque poi la traduzione in italiano, mamma. Raga, l'abbiamo ammazzato, GG per noi. Però vanno pure molto male sti cosi. Cacchio, se spaccano i culi. Qua ce n'era solo uno, non si sa come. Qua un po' di c'è. Quello è lo spawner. Tappa. Raga, tappa. Aiuto. Raga. Non riesco a piazzare un blocco. Ok, GG. Allora. Di qua forse. Ok, raga, di là c'è la lava per scendere, per forza di qua. È perfetto, raga. Quella è buona, la Soul Sand. La Soul Sand serve per farci la piantagione di cose. Dobbiamo cercarla di prendere. Potremmo morire da un momento all'altro. Raga, sto trovando un monte di cose buone. Optifine. Quella, raga. Sono i cubi di magma. Sono buonissimi. Però dobbiamo prendere sta Soul Sand. Però prima di prendere sta Soul Sand, vediamo se ci stanno le recinzioni. Cosa? Ah, questi qua, vabbè. Si usano le fortezze del sottomondo. Vai. Gira, raga. Gira, raga, non vedo niente, piazziamo torcia. Non vedo niente, piazziamo torcia. Sì, mica che malo. Vedi i Blaze? A me il Blaze è il mio mob preferito. Pure sia ostile sia. È in genere il mio mob preferito. Ed è pure. Sabbie mobili, eccoli. Questi qua spammano, raga. Ok, uno si stava incavolando. Prendiamoci queste sabbie mobili, easy peasy, senza far troppo casino. Ok, aspettate raga. Ok raga. Comunque poi questi mattoni qua, raga, blocco mattoni del Nether è molto figo. Potremmo pure usarle per qualche costruzione più avanti. Poi potremmo pure tutti. Potremmo fare anche. Vediamoci la tutta. È molto buono. Ok. E io adesso direi di prenderci un po' di questi blocchetti. Però dopo. Dopo. Andiamo a controllo di qua. Niente. Niente. Sto scherzando. Eccola. Verruca del sottomondo. GG, raga. Direi di prenderla. La miglior cosa che ci possa mai capitare. In realtà la miglior cosa che ci possa mai capitare è stata il Nether, a dire la verità. Perché
Ok. Io però direi di illuminarla sta zona perché mi sembra un po' strana qualcosa. Comunque per adesso sento, non sento più i suoni dei Blades, cioè è molto buono. Però questo qua dove porta, scusate. Ragazzi, mi guiderà uno scheletro del Wither. Ma di là porta qualcosa, raga. Mi sto venendo il dubbio. E mi dice proprio di sì, che porta qualcosa, sì. Sta fortezza è stata fatta un po' male. Chi è che ha creato sta fortezza? Scusa. Raga. Abbiamo finito. Vabbè, meno male che mi sono portato degli stick al carbone. Ok. Direi di craftarne 20 per adesso. Vediamo dopo. Comunque, raga, è bellissimo. Per un attimo ho pensato che era uno spawner di Blaze. Allora, qua. Quello è un pigman. Che cos'è? Una chest! Ragazzi, è una chest. Vuoi che qui dentro non ci siano. Non ci sia un diamante, vai. Ma morta, ci vado. Stavo a chiedere i diamanti, mi dai lingotti d'oro. Raga, io lingotti d'oro ne ho. Oh, però l'arma tra del cavallo fa sempre comodo. Ne ho a profusione. Vai, dai. Direi un po' di diamanti, dai. Che cosa sono venuto a fare nell'Ether? Scusa un attimo. Che raga, poi qua 100% mi perdo. Ah, ve lo dico molto easy. Già mi sono perso. Perciò raga, è l'ultimo e. Il primo e l'ultimo episodio che facciamo del Nether. Molto easy. Andiamo. Qua. Oh, ci stanno un po' iniziando. Cheat. Boh, arrivano tanti di quegli scheletri del Wither. Ci vanno. Però raga, lo sapete che non sono una cosa. Avete presente le verruche del Nether? Ok, io so che si possono coltivare. Però quando si coltivano, non so se si possono coltivare solo nel Nether oppure nell'Overworld. Perché. Ma mortacci tua, raga. Raga, non si vede un cacchio. Raga, quando entro in questo fottuto mondo, mi devo ricordare di prendermi la pozione. Una pozione di visione notturna perché mi ha widerato il pezzo di me. Perché io quando gioco a Minecraft devo dire le parolacce? Perché io quando gioco a Minecraft devo dire le parolacce? Scusate. Ok, raga, sto rientrando nel mondo. In realtà già sono entrato, però siccome quello là mi ha tolto un po' di cuori, allora sono entrato, ho piazzato delle torce al perimetro, poi ragazzi ho visto quello là che mi voleva. Mortacci tua, devi morire. Ti devono ammazzare. Cacchio, non è possibile. No, no, no. Cazzo, l'ho ammazzato, raga. Raga, mi sento in colpa. Devi morire, bastardo, non mi sentirò mai in colpa. Cacchio, però fa male. Ci siamo salvati, epico. Epico. Un cuore e mezzo, raga. Raga, un cuore e mezzo. E non ho fatto stacca e tacca. Che sarebbe il giochetto di cui tutti parlano. Io direi di risalire sopra, però con un po' più cuori. Nella speranza. Ragazzi, come potete vedere, sono riuscito. Ho piazzato delle torce al perimetro qua. Poi sono. Ho leftato. Ho leftato. Ragazzi, ma io li ho disattivati. Ragazzi, io direi che tra poco potrebbe finire pure l'episodio. Vediamo. Sapete perché potrebbe finire l'episodio? Perché ho appena scoperto che. Ragazzi, quelli. Ti prego. Io e te andiamo sempre d'accordo. Blaze. Dobbiamo aspettare che arriva qua. O se no facevo tecnica kamikaze? Tecnica kamikaze sì, io. Vai! Titata siamo i Baronzoli GG Brothers. Ok raga, mi sono un po' cagato in mano però.
Ragazzi, non è possibile. Un lingotto di ferro. Ci ho dato una bacchetta di blaze, buono. Possiamo fare le pozioni che... Ragazzi, dovete sapere una cosa. Io sono bravissimo a fare le pozioni. Infatti, quando creavamo il mondo, io ero sempre il pozionario. Quanto fa questo? La spada d'oro fa cagare, raga. Letteralmente. Sapevo che era scarsa. Però non così tanto. Allora io direi di chiuderci qui dentro. Facciamoci una bella chiusura qui dentro. Chiudiamoci qua, ragazzi. Io non so più buildare su Minecraft, però va bene. Ok. Aspetta, serve un po' di luce. Ci craftiamo le torce e direi di chiudere l'episodio qui. Perché non so se si sta sentendo, però ragazzi, è l'ora di andare a prendere l'antistaminico. No, non è vero. Sì, in realtà è vero. Però va bene. No, non è vero. Non chiudo per l'antistaminico perché me lo potrei prendere pure mentre sto registrando. Molto easy. E direi che per questo video è tutto. Lasciatele se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. Dopo di tutto. Ciao!